90 scatti di nudi, firmati da Renang, saranno i protagonisti della nuova mostra inaugurata oggi al Museo Pecci e visitabile fino al 23 agosto. La mostra di Renang è in qualche modo l'anticipazione di una grande ricerca sulla generazione artistica più recente cinese che stiamo compiendo, che naturalmente è stata bloccata dall'emergenza sanitaria, ma che porterà ad una grande mostra su quella che chiamiamo la generazione Next dalla Cina nel 2021. Abbiamo deciso di dedicargli un focus ora proprio per il carattere del suo lavoro, che rappresenta una generazione di giovani cinesi liberi, ribelli. La produzione di Renang, morto suicida nel 2017, si concentra tra il 2009 e il 2017, soprattutto per la sua ricerca sul corpo, sull'identità, sulla sessualità e il rapporto uomo-natura. Mentre riprende l'attività espositiva, a fine maggio è stato approvato il bilancio del 2019. È un bilancio in pareggio. Piccolo attivo, che è poi l'obiettivo del museo, cioè di non pesare sui contribuenti, di rimanere all'interno delle risorse che sono state allocate. Questo riguarda il 2019. Naturalmente sul 2020 abbiamo un bilancio preventivo, un budget che naturalmente è stato influenzato dal lockdown. Sicuramente quest'estate il Pecci sarà aperto, utilizzeremo tutti gli spazi, anche all'aperto, per tutta una serie di iniziative e tra poco le renderemo pubbliche. Abbiamo messo anche a disposizione lo spazio, i nostri spazi ad altri partner della città.